a tutti quanti a questa prima manifestazione città di Borgo Aianica. E che dire, allora, che innanzitutto questo premio è nato principalmente quasi un po' per gioco, durante una telefonata tra me e il mio amico Antonio, e così è dato così una frase buttata lì, dice: senti, perché non facciamo qualcosa qui a Borgo Aianica? Che nel giro di pochi giorni è nato questo premio, vantando una certa esperienza sul campo da parte mia, visto che ormai sono già 5 anni che porto avanti diversi premi con la mia associazione culturale, e quindi c'era questo, la volontà di creare un qualche cosa che movimentasse il Borgo Aianica, non soltanto vista dal punto di vista del turismo legato al periodo estivo, ma creasse appunto qualche cosa di diverso anche per la cittadinanza. E mi ha fatto molto piacere aver visto che c'è stata una forte collaborazione da parte di varie associazioni culturali che via via nella serata si prenderanno la parola, e quindi anche per la prima volta ci siamo affiancati alla Fondazione Gabriele Santeri, rappresentata da Stefano Recepponi, il figlio del compianto Luciano Recepponi. Cogliamo anche l'occasione per presentare 3 raccolte, insomma, 2 piccoline mie, una dell'amico Antonio San Gervasio e un'altra di Michela Zaccarella. E speriamo che la serata sia piacevole. E soprattutto qua ringraziamo l'attore Giuseppe Lori, nel quale si è prestato molto gentilmente a leggere le poesie, in modo tale da poter dare sicuramente un ulteriore tono che compete a quella che poi è la poesia e quindi alle emozioni di tutti quanti. Cedo la parola ad Antonio San Gervasio. Grazie. Allora, intanto volevo ringraziare tutti per la condivisa partecipazione, sia a livello di numero di poesie e sia a livello di partecipazione. Siete venuti in tanti e vi ringrazio, non pensavo per la prima edizione. Poi volevo ringraziare nel frattempo, intanto volevo ringraziare Irene per averci dato la possibilità di fare questa serata, e attraverso la sua associazione collaboriamo ormai da qualche anno e ci ha dato questa possibilità. E poi nel corso della serata ringrazierò un po' tutti quelli che hanno contribuito alla riuscita di questo premio, e che per quest'anno ha visto 3 sezioni, la poesia singola, la sinergia di poesia e la sezione speciale Luciano Recepponi, dedicata al papà di Stefano, notissimo calciatore, i cui proventi verranno devoluti per la Fondazione Gabriele Santeri. E niente, io volevo leggervi la motivazione di questo concorso, il perché è stato ideato e perché l'abbiamo voluto. E intanto volevo darvi qualche notizia su Borgo Aianica. Borgo Aianica è una cittadina balneare che sorge sul litorale laziale tra Ostia e Anzio. Deve il suo nome alla Torre del Baianico, voluta dai papi del 1500, per l'avvistamento e la difesa contro le incursioni dei pirati saraceni. Nell'Eneide, Virgilio narra che Enea, eroe leggendario, nella sua fuga dalla sconfitta di Troia, approdò proprio su queste coste lavinie, compiendo così il destino assegnato dal fato di ritornare all'antica madre Lazio, padre di Data, antenato dell'eroe fondatore di Troia. Così Lavinium, città fondata da Enea, e dove ne fu posta la tomba, fu sempre ritenuta area sacra per Roma imperiale, conservatrice dei suoi beni. La rinascita di senso moderno di questa terra risale invece negli anni 30, perché solo da poco si parla sopra una certa importanza di Borgo Aianica, quando terminarono i numerosi interventi di bonifica dell'agro pontino e dei primordiali insediamenti di famiglie di pescatori degli anni 20. Si unirono poi i coloni di quotidiani agricoli. L'esplosione turistica di Borgo Aianica risale invece agli anni 50, e anche grazie al clamore creato dal progetto Carlo Montesi e al grande interesse mediatico nazionale per il processo che ne seguì.
quasi magnetica con attrazione verso questa incontaminata oasi incastonata tra il mare, i dolci declivi, i colli urbani, unica per la ricchezza della macchia mediterranea, selvaggia spalliera di dune, costiera di fine sabbia. L'apice fu forse raggiunto nei meravigliosi anni 60. La fortunata alchimia tra bellezza naturale, prossimità alla capitale dei castelli romani, la presenza praticamente in loco degli studi cinematografici di De Laurentiis in epoca di Colossal, il tutto catalizzato dalla irripetibile spinta sociale di costume di quel boom economico, consacrò Torbaianica al ruolo di centro turistico di primo piano delle immense potenzialità. Personaggi del calibro di Elizabeth Taylor, Richard Burton, Jane Fonda pretendevano di alloggiare proprio a Torbaianica durante la riprese dei film nei quali erano impegnati. E non è un caso se un Bodognazzi decise addirittura di stabilirsi, imitando molti altri personaggi del jet set cinematografico italiano e delle elite professionistiche romane. Così nacque il villaggio Bodognazzi, teatro di epiche sfide tennistiche seguite da ancor più epiche conviviali nella costana torneo scuola pasta d'oro, gioiello cesellato ogni anno dal nostro concittadino Ettore Costa. E la buona cucina è un altro filo conduttore che da sempre accompagna e caratterizza Torbaianica. Prova ne sono i rinomatissimi ristoranti del luogo che sanno esaltare con sapienza e originalità i prelibati tesori di questo mare nostro, quotidianamente raccolti dai pescatori della locale cooperativa, veri pionieri e depositari della memoria storica di questa cittadina. È tra le più suggestive manifestazioni del genere in Italia, in onore della zona dell'Assunta, la processione in mare. E ogni anno raccoglie nel giorno di Ferragosto decine di imbarcazioni al suo sito, decine di migliaia di fedeli su una naturale platea di 10 km di battigia. Allora concludo dicendo che questo concorso è voluto anche per cercare di dare un po' di lustro e di riconoscenza anche a questo paese che forse vivendo un po' nell'ombra di Ostia passa un po' in dimenticanza, essendo un mare di Roma importante e a volte sembra un pochino abbandonato. Ho voluto veramente nel mio piccolo e nel piccolo dell'associazione aiutare sia la città a far crescere la cultura e sia anche l'associazione di cui Stefano rappresenta degnamente Gabriele Sandri e attraverso la nostra piccola offerta possiamo poter aiutare la Fondazione Gabriele. E passo la parola a Stefano che forse potrà dire qualcosa di più, grazie.